Sono tanti gli italiani che sono rimasti bloccati o hanno deciso di non tornare a casa per le feste dalla Gran Bretagna. Tra questi Elisa Balladio, una milanese che lavora nella City e che racconta così la sua scelta. Io avevo deciso di rimanere qui a Londra, non mi era parso il caso di tornare, c'erano troppe restrizioni, era abbastanza complicato, per cui non mi ha colto di sorpresa il fatto che ora abbiano cancellato i voli, perché appunto era mia intenzione non andare, avevo il benestare di mia mamma anche di non rientrare. Certo, mi dispiace perché ci sono tanti connazionali che sono rientrati, con cui sono ora in contatto, che vivono anche loro a Londra e che ora hanno il problema di sapere quando possono tornare. Un'amica ha appena portato 2 giorni fa la sua bambina, o 3 giorni fa, insomma, perché potesse passare il Natale con i nonni, e lei tornava qui perché lavora in una clinica e quindi è key workers, per questo lei deve lavorare. E ora non sa quando riesce a recuperarla. I controlli e le restrizioni sono stati rafforzati e sebbene dai media arrivino messaggi allarmanti per il blocco dei porti, al momento non ci sono problemi di approvvigionamenti. La situazione è cambiata da domenica, in realtà, per cui questi cambiamenti ancora non sono percepiti a pieno. I supermercati per ora, io sono stata ieri, avevano tutto. Ho notato però un aumento della coda ai supermercati, tutto il resto dei negozi sono chiusi. La nuova variante del coronavirus spaventa, ma non troppo. Paura in realtà non la si può ancora percepire, però sicuramente più attenzione, cioè adesso vedo proprio più persone con la mascherina anche all'aria aperta. E ho i mezzi di trasporto qualche settimana fa, adesso no, e il consiglio è di non usare i mezzi di trasporto che, come sapete, sono fondamentali a Londra. Per cui penso che paura no, però decisamente più attenzione a vedere di ridimensionare il problema, perché i numeri qui sono ancora molto alti.